Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, nuovissimo video. Allora, Yedi mi ha inviato un robot cleaner per aspirazione e lavaggio dei pavimenti, quindi oggi spacchettiamo insieme il robot, vedremo tutto il funzionamento e vi mostrerò tutte le sue capacità. Con la premessa, allora, questo è un robottino che io desideravo da tanto. Io e mio marito le stavamo vedendo diversi perché avevamo intenzione comunque di acquistarlo, anche se ne abbiamo uno, ma in realtà è un po' datato perché quello ha solo la funzione di aspirazione e non è tecnologico come lo Yedi Vac Max. Perché veramente ha tantissime funzioni che vi potranno aiutare ad alleggerire tutte le vostre pulizie, come nel mio caso d'altronde. Perciò vi premetto che lo trovate in vendita su Amazon, io poi vi aggiungerò il link nel box informazioni. Oltre a questo ci sono anche tantissimi modelli, ma questo è già talmente intelligente, ha talmente tante funzioni da quanto ho potuto vedere che va bene anche questo. Poi se volete un'ulteriore ampia tecnologia maggiore, potete tranquillamente scegliere tra gli altri modelli presenti, che comunque troverete sempre nel link, perché quando aprirete il link del Yedi Vac Max trovate anche poi successivamente a fianco gli altri modelli disponibili, e naturalmente varia anche il prezzo. Ma adesso andiamo a spacchettare. Ecco qui, abbiamo tutto. Perfetto, è ben imballato da quanto vedo, quindi ben protetto e pesicchia anche. Ed eccolo qui ragazzi, come potete vedere è ben imballato. Allora, lo vado a prendere, cioè veramente... un bel robot, decisamente un bel robot, come potete vedere, ha addirittura la telecamera per la mappatura di tutta casa, di tutti i pavimenti, ma ora poi vi spiegherò meglio la funzione. Qui c'è il tasto di accensione e spegnimento, vediamo un po', qui si apre il robot perché qui c'è il contenitore dove si depositeranno tutti i rifiuti, la sporcizia che raccoglierà, e si aprirà da questo tastino. C'è anche la spazzolina per pulire qui il contenitore, che è facile da togliere, vedete? Molto molto facile. Sotto ha le ruote per muoversi liberamente dentro casa e la spazzolina per appunto il rullo spazzola per aspirare, e va aggiunta anche quest'altra spazzolina. Questa serve per fare gli angoli, quindi la vado già a inserire e l'ho messa, eccola qui. E questo praticamente ha la funzione di aspirare e lavare contemporaneamente. Un bel design, cioè veramente bello. In dotazione ci sono anche, ecco qua, vedete, questa è la mop, come la vogliamo definire, per il lavaggio del pavimento, e ci sono anche quelle intercambiabili, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 per pulire, per le varie funzioni di pulizia. Poi abbiamo la basetta con il cavo di alimentazione, che andiamo ad aprire, ecco qua, basetta
e cavo di alimentazione. Quando lui ha terminato tutto il programma di pulizie, torna alla base ad auto ricaricarsi. Naturalmente abbiamo il libretto delle istruzioni che adesso io vado a leggere. Bisogna sempre leggere le istruzioni per capire il funzionamento, che comunque, nonostante le numerose funzioni, è molto facile da utilizzare. Ok, allora, prima cosa, passiamo all'installazione. Lo andiamo a mettere, trovare la postazione definitiva. Non deve avere ingombri ai lati, a quanto ho letto, quindi deve essere libero per partire nel movimento, perché poi lo possiamo azionare anche quando siamo fuori casa, quindi deve essere libero di muoversi, di lavare e di pulire da solo. Lo vado a posizionare qui, presa di corrente, lo attacco dietro, ecco qua. Questa è la sua postazione, libera da ogni ostacolo. Devo rimuovere queste linguette di protezione, una e due, perfetto. Dobbiamo poi prendere il nostro smartphone, nel mio caso io ho Android, e dobbiamo andare a scaricare l'app del robot, che appunto si chiama Yeti App. Eccola qua, installa. A installare velocemente la nostra app in modo tale che vi farò vedere come programmare il nostro robot facilmente direttamente dal telefono. Allora, l'app è stata installata correttamente, sto in attesa che possa aprire l'applicazione perché poi mi dovrò registrare, quindi creare un nome utente e una password. Vado ad aprire l'applicazione, eccola qui. Perfetto, qui adesso andrò a inserire una serie di dati che mi chiederà l'applicazione. Adesso qui mi chiede di registrarmi, quindi adesso mi registrerò, inserisco i miei dati, ci vediamo tra un attimo. Okay, mi sono registrata, adesso dice aggiungi robot. Mi dice di andare a scansionare il QR code che si trova sul robot. Questo qui, quindi io vado a scansionare il QR code. Perfetto, mi dice di impostare la connessione del wifi. Va acceso il robot, va premuta il pulsantino, vedete qui c'è un pulsantino con il wifi, quindi accendiamo. Premiamo il pulsantino, si accende la lucina, perché adesso l'app cercherà il robot. Ecco qua, vedete? Lo ha riconosciuto, quello qua, Yeti, lo ha trovato. Sto connettendo l'app al robot. Ok, adesso poi impostiamo anche la lingua italiana, perché il robot ha anche la lingua italiana, Allora, connetti sempre. Mi chiede un ultimo passaggio, di generare un QR code di configurazione di rete e farlo vedere sulla fotocamera del robottino, cioè questa qui. Quindi io lo vado a fare, genero questo, lo metto davanti alla fotocamera del robot. Allora, il robottino è perfettamente configurato, vedete, è online e si chiama. Sul libretto di istruzioni c'è scritto che va prima caricato, prima di metterlo in funzione, quindi adesso lo mando a caricare, ricarica. Adesso deve cercare la base per andarsi a ricaricare. Perfetto, è andato in base, quindi si sta caricando. Adesso aspettiamo un po' che termina tutto il ciclo di carica e dopodiché lo metteremo in funzione e vi farò vedere tutte le funzioni che ha. Prima di farlo aspirare e lavare, insomma di farvi vedere come pulisce bene, volevo aggiungere delle cosette che ci tengo a farle sapere, perché se qualcuno ha intenzione come me di avere un robottino del genere in casa per alleggerire le nostre pulizie, per aiutarci nei momenti di difficoltà, io dico così perché a me mi è capitato che quando sono stata male influenzata non riuscivo a fare niente, con il vecchio robottino almeno riuscivo a aspirare il pavimento senza fatica, faceva tutto da solo. Questo fortunatamente aspira e lava
sale anche sui tappeti, cioè quindi pulisce anche sui tappeti. Avendo degli animali in casa, lo sapete, cioè per me è un grandissimo aiuto, ma non solo nei momenti di difficoltà, anche nelle giornate frenetiche, perché può capitare quella giornata che uno ha un problema, che uno poi è impegnato al lavoro, oppure per tantissime altre motivazioni ha bisogno di un aiuto maggiore per le nostre pulizie quotidiane, e questo vi aiuterà tantissimo, perché comunque è un robot intelligente che potrete pilotare e comandare anche dall'esterno. Può essere programmato anche attraverso un orario, quindi se magari sapete che c'è qualcuno in casa, oppure se abitate in un condominio e non volete disturbare, potete programmare un determinato orario, una determinata fascia, e sapete che in quella fascia non andate a creare disturbo. Quindi veramente vi dà la possibilità di ottenere proprio quello che si desidera, e per me è un grandissimo aiuto che tutti dovremmo avere in casa, insomma, chi ha la possibilità. È un aiuto che secondo me va tenuto in casa, ma non lo dico perché voglio che acquistiate il prodotto, lo dico perché essenzialmente io in minima parte col vecchio robottino ho provato, so che possono esserci queste esigenze, so che possono alleggerire le nostre pulizie, perché la vita non è che è sempre tutta rose e fiori, oppure abbiamo sempre il tempo di fare tutto, e quindi è sempre buono avere un piano B. Che sale tranquillamente sui tappeti, che aspira e lava, ha 3 potenze di lavaggio e aspirazione che sono regolabili, quindi decidete voi che tipo di pulizia fargli fare, ma la pulizia massima non vi dico quanto aspira, ragazzi, cioè veramente ha una potenza incredibile. E la batteria dura 200 minuti, quindi un bel po', e io vi dico che sono riuscita, perché io comunque l'ho già provato, gli ho già fatto fare la mappatura di casa, perché come prima volta lui gira tutte le stanze, fa tutta quanta la mappatura di casa, e poi voi la mappatura la potete vedere anche sull'app del telefono, vedete che il robottino è entrato in tutte le stanze, ha anche segnalato dove ci sono i mobili, cioè vi dico proprio intelligenza al massimo, e quindi potete controllare anche dove è passato da questa mappatura. Ma poi se voi magari cambiate casa, lo dovete portare magari in una seconda casa, in montagna, al mare o dove sia, potete resettarlo e lui vi fa una nuova mappatura. Quindi non è che è utilizzato in una casa e finisce là. Questo ve lo potete portare come volete, dove volete, e può essere tranquillamente resettato, ed è facile da farlo addirittura sull'app. Naturalmente io adesso ho impostato anche la lingua italiana, perché inizialmente lo avete sentito parlare in inglese, ma ho adesso impostato lo stato Italia, lingua italiana, quindi anche l'assistente vocale in italiano può essere configurato anche con Alexa o Google Assistant, quindi veramente un'intelligenza massima. E cosa dirvi di più? È consigliabile utilizzare l'acqua demineralizzata, oppure se non avete quella, l'acqua in bottiglia naturale, usate l'acqua del rubinetto, perché l'acqua del rubinetto, nel mio caso, io ho notato, la mia è parecchio calcarea, ma penso un po' tutte, e quindi è consigliabile utilizzare un'acqua molto più neutra per una corretta manutenzione appunto del robottino. Che ragazzi, cosa dirvi di più? Quando ha terminato la sua autonomia di 200 minuti si scarica, torna a caricarsi da solo, quindi non avete neanche voi bisogno di andarlo a manomettere, e quando si è ricaricato, se non ha terminato la pulizia che gli avete programmato, riparte da solo dove ha lasciato la pulizia grazie alla mappatura, e finisce di pulire tutta casa. Quindi magari noi rientriamo in casa, oppure siamo in casa e stiamo facendo altre cose, lui aspira e lava in una maniera incredibile, è un grandissimo aiuto. Caricato, ora lo possiamo far partire, eccolo qua, io lo sto avviando, metto la pulizia automatica, adesso vi voglio far vedere, vedete? Adesso creerà la mappatura di casa, inizia la pulizia, ecco qua, sta partendo. Vedete, addirittura vi dice i metri quadri da pulire,
e la durata, tutto iniziate a pulire. Adesso sta solo aspirando, che poi vi dico, ragazzi, non è neanche tanto rumoroso, vi devo dire. Avete visto, ragazzi, ho sbriciolato un biscotto per terra, lo ha aspirato alla perfezione con una semplice passata. E considerate che adesso sta nella fase di aspirazione bassa, quindi non è neanche il livello maggiore. Ragazzi, sul tappeto ha cambiato la modalità di aspirazione, che poi tra l'altro questo è un tappeto in PVC. Sta continuando a girare per tutta casa. Non mi sembra vero, sono troppo felice di averlo, ragazzi, perché è un grandissimo aiuto. Vi voglio far vedere un attimino, c'è scritto che ha pulito 15 metri quadri, sono 11 minuti che sta pulendo, e vi dico, vedete, ha fatto, ha tracciato praticamente, questo è tutto il corridoio di casa, è arrivato in salone e in cucina. Adesso attualmente si trova in cucina, vedete, questa zona qui, qui c'è il tavolo con le sedie, quindi lui ci sta girando intorno, vedete, si sta spostando, adesso sta andando in salotto. Infatti eccolo qua in salotto. Ho messo in pausa perché adesso andiamo a caricare il serbatoio con l'acqua demineralizzata per fargli fare l'aspirazione e il lavaggio. Praticamente questo è il serbatoietto, eccolo qui, vedete? Quindi questo è il serbatoio, qui si apre, mettiamo l'acqua demineralizzata. L'acqua, io ho preso questa qui, l'ho presa all'Eurospin, perché la utilizzo, vedete, sono 5 litri e la utilizzo per il vaporetto, per la scopa a vapore, per il ferro da stiro verticale, quindi utilizzate sempre questa o al massimo l'acqua naturale in bottiglia, perché quella del rubinetto non è proprio indicata. Qua vedete, ragazzi, l'ho riempito, quindi adesso andiamo a reinserire il serbatoio, fa lo scattino. Una volta inserito il serbatoio devo andare a mettere anche la mop, vedete c'è questa in dotazione, si mette qui, c'è proprio il punto, ecco qua, inserito, perché da qui aspira e da qui lava. Adesso potenza di aspirazione, ho messo la seconda, e il livello flusso d'acqua medio. Ragazzi, io lo riavvio, qui ho sbriciolato dei biscotti per farvi vedere come pulisce. Sta ripartendo. Vedete come sta lavando il pavimento? Cioè, fantastico, ragazzi, fantastico, cioè ottimo, ha aspirato le briciole con un attimo, ecco, sta finendo di aspirare quelle rimanenti, aspira e lava, un grandissimo aiuto per alleggerire le nostre giornate quotidiane di pulizie. Ragazzi, ragazzi, io a questo punto vi ho mostrato tutto il funzionamento dello Yeti Vac Max. Infatti alle mie spalle sta continuando ad aspirare e lavare, adesso lo lascio fare tutto il piano centrale di casa, ne approfitto subito visto dell'arrivo del mio robottino di nome Ettore, poi voi lo potete chiamare come volete. E ve lo consiglio tantissimo perché, come vi ho detto, sarà un grande alleato nelle nostre pulizie domestiche, ci aiuterà a risparmiare del tempo, ci aiuterà a non faticare nei momenti in cui non possiamo faticare, nelle giornate intense, frenetiche. Vi lascio quindi, come vi ho detto, nel box informazioni il link per acquistarlo, lo trovate in vendita su Amazon, trovate anche altri modelli. Tra l'altro ho visto che
su questo modello hanno applicato un coupon di 50 euro per avere un notevole quindi sconto sul prezzo del robottino. Quindi chi vuole approfittare per acquistarlo e avere questo aiuto in casa lo può fare, perché avrà uno sconto di 50 euro. Niente ragazzi, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciatemi un like per sostenermi. Se avete comunque domande riguardo al robottino, all'acquisto, io sono a vostra disposizione e spero che anche oggi vi abbia tenuto compagnia e vi abbia dato un'ulteriore alternativa per le nostre pulizie quotidiane. Risparmiamo del tempo e risparmiamo la fatica. Un bacione immenso.